Buongiorno, mi chiamo Cristian Giovannini e sono Product Manager di Cefla Finishing. Che cosa si nasconde sotto a questo nome? UVI. UVI risponde a bisogni latenti di chi utilizza la tecnologia di applicazione a rullo. Parliamo di un mercato enorme, ovvero di qualsiasi applicazione nella quale ci siano macchine a rullo che, ovviamente, lavorano per contatto. Il mercato che noi chiamiamo pannello piano. Ho parlato di bisogni latenti, poiché oggi i limiti noti sono stati per così dire accettati nel consueto operare quotidiano. Come molti di voi sapranno, la tecnologia di verniciatura con prodotti UV 100% e la conseguente tecnologia di reticolazione attraverso lampade UV è consolidata ed ha una lunga storia. In tutto questo, un ruolo fondamentale lo recita il fotoiniziatore. Questa componente della vernice è fondamentale, in quanto consente alla vernice di reagire alle lampade UV per eseguire la reticolazione. In sua assenza o in quantità ridotta, non è possibile reticolare tali prodotti. Questo perché l'ossigeno presente nell'ambiente è il principale nemico della reticolazione. Esso infatti costituisce una sorta di barriera naturale contro la reticolazione. Ecco il perché della necessità del fotoiniziatore. Oggi i fotoiniziatori vengono prodotti da poche aziende, principalmente allocate nell'estremo oriente, e la loro reperibilità diventa sempre più complicata. Inoltre, trovandosi in una sorta di monopolio, i produttori applicano i prezzi che vogliono, andando anche a modulare la disponibilità del prodotto sul mercato. Tutto questo si ripercuote sui prezzi delle vernici che, come probabilmente sapete, sono soggetti a fluttuazioni di prezzo anche cospicui frequentemente. Individuare un modo per dipendere meno da questo contesto è stato per noi elemento vincente. Quale può essere quindi una possibile soluzione? La soluzione era già sotto i nostri occhi ed è un gas inerte che è presente in ambiente, l'azoto. L'assenza di ossigeno o in egual modo una sua forte riduzione ci mette nella condizione di una minore necessità e quindi dipendenza dal fotoiniziatore. Come abbiamo lavorato? All'interno del forno UVI è stato ridotto sensibilmente l'ossigeno. Si va poi a sostituire l'ossigeno con l'azoto, il quale non ha lo stesso effetto inibitore della reazione radicalica necessaria per la reticolazione. Ecco quindi che il film applicato può reticolare con una percentuale sensibilmente inferiore di fotoiniziatore, compresa tra il 40 e il 70% in meno, in quanto non è più presente l'ossigeno che normalmente ostacolerebbe il processo. Questa applicazione ha inoltre risvolti importanti anche per quanto riguarda le caratteristiche del film, andando a migliorarne le performance. Abbiamo dunque sviluppato un forno a lampada UV che sfrutta questa intuizione e va nella direzione di ridurre la dipendenza dal fotoiniziatore. I vantaggi sono molteplici: la riduzione del costo dei prodotti vernicianti, in quanto una forte riduzione di questo componente nella formulazione ne abbassa in maniera piuttosto sensibile il prezzo. La tutela dell'ambiente e dell'operatore, poiché queste sostanze sono nocive sia per l'ambiente che per l'uomo. La riduzione della dipendenza da fattori esterni. Una minore necessità di fotoiniziatori ci lascia più liberi e meno vincolati a eventuali e a volte repentine variazioni dei costi di produzione. Ora incominciamo a parlare di aspetti tecnologici, primo fra i quali un migliore grado di reticolazione, che si traduce in migliori prestazioni di resistenza al film verniciato, per esempio alla macchina. C'è un ulteriore aspetto qualitativo ed è la tendenza alla variazione di colore verso toni di giallo. Il fotoiniziatore, anche se non è il solo, concorre a questa spiacevole conseguenza. Una sua riduzione concorre a limitare questa sorta di difettosità ormai consolidata. Meno fotoiniziatore vuol dire anche reticolare strati molto bassi di vernice, più di quanto accada oggi, in quanto l'effetto inibitorio dell'ossigeno non si presenta. Ciò produce ulteriore saving per l'utilizzatore, in quanto può decidere di ridurre le quantità di vernice attualmente applicate. Nello specifico, in condizioni normali, se andassimo a zoomare sul film applicato, vedremo che la parte in cui il film è a contatto con il pezzo ha un grado di reticolazione maggiore rispetto allo strato esterno, che è a contatto con l'esterno e quindi con l'ossigeno. Se lo spessore del film è sufficientemente alto, lo strato esterno, meno reticolato, ha un'influenza molto bassa sulle caratteristiche di reticolazione totale e resistenza dell'intero strato. Se lo spessore del film applicato invece fosse molto basso, ecco che l'incidenza dello strato esterno a reticolazione minore ha un impatto maggiore e negativo sulla reticolazione e resistenza totale del film.
Se trasportiamo queste considerazioni all'UVI, nel quale anche lo strato esterno non è più a contatto con l'atmosfera, ma con un ambiente inerte, con l'azoto, ecco che si può comprendere come è possibile reticolare bene e completamente tutti gli strati di vernice, compresi quelli inferiori. Un ultimo aspetto è legato all'energia necessaria per attivare il processo. L'assenza di ossigeno, infatti, consente un'efficienza del processo molto maggiore, riducendo il numero di lampade UV necessarie per effettuare la reticolazione. Questo semplicemente riduce la necessità di energia dalla rete. Il vantaggio di tale tecnologia è legato quindi alla minore necessità di fotoiniziatore all'interno della vernice. Si può ridurre tra il 40 e il 70% la quantità di fotoiniziatore e questa riduzione porta con sé tutti i vantaggi dei quali abbiamo parlato, superando inoltre alcuni attuali limiti. È facile intuire che il ritorno dell'investimento, quindi, è principalmente legato al costo e alle fluttuazioni del fotoiniziatore e delle vernici. Questa tecnologia può essere applicata non solo al legno. In qualsiasi settore dove vengono utilizzati i prodotti acrilici UV 100%, questa tecnologia è in grado di dare i benefici esposti. Riassumendo i vantaggi di UVI abbiamo riduzione del fotoiniziatore fino al 70% in meno, quindi saving economico, migliore reticolazione, soprattutto con spessori bassi di vernice, minore effetto ingiallente del film, migliori performance, soluzione ecosostenibile, riduzione dei consumi della linea. Ora scopriamo insieme a Luca Preziosa l'offerta digitale pensata per UVI. Buongiorno a tutti, sono Luca Preziosa, Product Manager di Cefla Finishing ed ho il piacere di parlarvi ora della nostra offerta di soluzioni digitali facenti parte della piattaforma Ubiquo Software Solution, annessa alle macchine e alle linee di Cefla Finishing. Un pacchetto a 360 gradi, dedicato e progettato accuratamente per migliorare il vostro business in tutti i suoi aspetti, con l'obiettivo di rispondere a reali esigenze aziendali e con il fine concreto di poter migliorare la produttività o ridurre gli sprechi e i costi. In un'ottica just in time e di nuove strategie di business data driven, la fabbrica del futuro deve essere sempre più collaborativa ed integrata, con soluzioni capaci di rendere disponibile il dato lungo tutta la catena del valore. Vi presentiamo le nostre soluzioni con una vista a step incrementali e con l'obiettivo di aumentare le performance e l'efficienza delle linee o anche semplicemente permettervi di trovare la giusta soluzione che vi consenta di accedere in modo semplice e senza sorprese ad agevolazioni o finanziamenti dipendenti dai piani governativi dei paesi di vostra appartenenza. Parliamo anche di aspetti interessanti quali la possibilità di personalizzazione. Non vendiamo infatti soluzioni chiuse, ma offriamo laddove necessario la possibilità di customizzazione, pur rimanendo economicamente competitivi. L'aumento della possibilità di controllo sulle linee attraverso la fruizione, ad esempio, di interfacce web-based e la condivisione di informazioni implementandole fino a livello di macchina ed inseguendo il trend della disponibilità dei dati, generando ed aggiungendo valore agli stessi per ricavarne informazioni. Vediamo ora insieme quali sono le soluzioni software che vi offriamo annesse alle nostre macchine e linee a rullo. Partiamo dal nostro software IoT per il monitoraggio da remoto delle informazioni. Una soluzione completa con diverse funzionalità aggiuntive oltre alla telemanutenzione da remoto che in questo prodotto è inclusa. Parliamo di monitoraggio in tempo reale dello stato di produzione da smartphone o tablet connessi ad internet, tracciabilità dei dati istantanei di funzionamento, lista digitale delle attività di manutenzione e storico dei dati di produzione. Dal piccolo produttore con macchine singole e necessità di accedere fuori l'azienda ai dati di produttività in ogni momento della giornata e da qualsiasi parte del mondo, fino a clienti di medie e grandi dimensioni che necessitano di un servizio di assistenza tecnica sempre connesso e spinto verso la manutenzione predittiva. A differenza di soluzioni software simili, Seamaster è stato sviluppato sulla base delle apparecchiature e tecnologie di Cefla Finishing. Non si tratta di un software commerciale basato su una piattaforma condivisa, ma ci consente di analizzare dati scelti e specifici per implementare continuamente azioni volte al miglioramento della qualità e dell'efficienza, consigliando con i nostri esperti misure correttive a lungo termine. Abbiamo lavorato molto in questo periodo di pandemia, sviluppando interessanti funzionalità. Parliamo di notifiche push, reportistica su produttività e allarmi,
rivisitazione delle liste di manutenzione preventiva, note operatore su attività di manutenzione allarmistica, abilitazione di nuovi mercati e assessment di cyber security con altre importanti evoluzioni. Il secondo step ci porta ora nel mondo dei controllori di linea, il nostro SmartTIC, supervisore di linea con focus specifico sulle linee a rullo, per la gestione da un unico pannello operatore delle ricette di linea, la visualizzazione delle tabelle riassuntive degli allarmi, ma anche un primo tracking virtuale dei pezzi per la gestione dei cambi al volo, consentendo all'operatore di cambiare i spessori in tempo reale, senza dover ogni volta svuotare la linea, riprogrammare le macchine e riavviare la linea. Immaginate il vantaggio di poter gestire da un unico pannello operatore le ricette, evitando di dover andare ad operare su ogni singola macchina. Minimizzare tutte le cause dell'inefficienza produttiva rappresenta infatti la sfida quotidiana per la maggior parte dei nostri clienti. Arriviamo poi al supervisore di linea avanzato, il nostro SCADA C-Tracker, basato su un potente PC industriale costituito da un database, il quale permette di registrare tutte le informazioni provenienti dalle singole macchine e che comprende anch'esso la gestione del tracking dei pezzi per una gestione automatizzata e sequenziale dei cambi di produzione dei lotti in linea. Ciò permette di risparmiare tempo e migliorare la produttività, monitorando gli allarmi provenienti dalle singole macchine della linea e riuscendo a individuare i problemi senza dover controllare ogni fase del processo. Così facendo si risparmia tempo, gestendo in anticipo eventuali criticità. Da metà 2020 abbiamo lavorato alla nuova versione del prodotto C-Tracker, focalizzandoci su nuove funzionalità e importanti vantaggi, quali pagina HTML per la visualizzazione all'interno dell'azienda dei contenuti di C-Tracker su altri dispositivi, nuova grafica in continuità con un family feeling che si sta portando avanti anche su altre interfacce e che rivede completamente, con un approccio guidato, l'esperienza di fruizione dei contenuti. Migliori prestazioni hardware, aree migliorate quali trend, reportistica avanzata, cause di allarme. Per lo scambio di informazioni fra le linee e i sistemi interni abbiamo C-Link, che oggi si presenta come un prodotto trasversale all'offerta dei tool appena visti e proposto in modalità differenti. Scambio di ordini di produzione con C-Tracker, da IRP alla linea in modalità bidirezionale, software che gestisce la comunicazione monodirezionale da IRP alla linea con C-Viewer, fino alla comunicazione monodirezionale di macchina con C-Master. Questa soluzione ci permette di offrire un pacchetto completo ai clienti più evoluti ed esigenti, per consentire di interfacciare le nostre linee in maniera più semplice e fluida, senza la necessità assoluta di interfacciarsi con software house esterne e con la giusta dose di flessibilità nel trovare il protocollo o la modalità più adatta in base alle informazioni utili al cliente, con un'offerta adattabile in base agli obiettivi che ci si pone. Dunque, tutto questo ha un flusso conseguenziale, perché le nostre soluzioni sono abilitatori di servizi che portano a una riduzione dei fermi macchina e ad un aumento dell'efficienza. Facciamo due esempi concreti. Riduzione dei fermi macchina grazie ad esempio alla teleassistenza. Qui il ritorno dell'investimento sarà immediato quando parliamo di questa soluzione, che viene ripagata anche con un solo intervento per fermo linea. Evitare un intervento in loco di un tecnico software non è solo un considerevole risparmio economico dovuto a meri costi di viaggio, ma anche una modalità per rispondere più prontamente ai fermi linea che bloccano la produzione. 2. Per quanto riguarda l'aumento delle performance e dell'efficienza, grazie ai controllori di linea, con la possibilità di ridurre i cambi di produzione con il tracking virtuale, una soluzione che evita a molti clienti investimenti in ambito di tracciamento fisico dei pezzi, ad esempio RFID, ma anche con semplici soluzioni come SmartSpeed, che in assenza di controllori di linea consentono ai clienti di gestire la velocità di linea da un unico punto.
Il valore aggiunto più importante della piattaforma Ubiquo, infatti, oltre al fatto di consentire di digitalizzare ed analizzare i dati di produzione per incrementare l'efficienza, è l'abilitare le linee ai servizi di post vendita, detti service pack, grazie ai quali i nostri specialisti, che comprendono il tuo business, riconoscono i tuoi obiettivi e collaborano con te, condividendo le tue priorità. Professionisti del settore e tecnici specializzati che offriranno la consulenza o anche sessioni di formazione sul posto con il tuo personale e utilizzando le tue macchine. Persone che forniranno il loro supporto per guidare la tua azienda verso il successo.